Ora parlando di una possibile manutenzione, in caso si sentano le molle che ballino tantissimo e la moto non va bene e magari si vogliono cambiare le molle, in commercio purtroppo vendono tutto il pezzo. E quindi sarebbe una spesa importante c'è però il modo per chi ha volontà di andare a dividere la corona dal cestello vedete questi tre rialzi sono tre rivetti sono messi a pressione e bloccano la corona con il cestello come dicevamo prima non vanno a bloccarli e a creare un corpo unico ma li tengono insieme all'interno c'è uno spazio di movimento uno spazio giusto per far lavorare le molle parastrappi e rendere l'innesto delle marce e la partenza delle moto più morbido possibile. Quindi la prima cosa da fare è andare ad indebolire questi rivetti. Si devono fare dei fori, sono chiamati prefori, quindi con una punta più piccola rispetto a quella che poi sarà la definitiva, quindi per iniziare 3 mm e andare in maniera Precisa possibile al centro è chiaro che chi ha un trapano a colonna riuscirà a fare questo lavoro in maniera più precisa. Chi non lo ha dovrà stare molto attento e essere posizionato nella maniera giusta. Dopodiché, una volta fatti i prefori, si va a chiudere il lavoro con una punta da 6 mm, che in questo caso, come vedete, è la sua, diciamo che 6 mm centrati. E comunque ho ancora spazio di manovra non sto proprio sulle pareti vedete in questo modo riesco a lavorare con un po di margine perché non devo fare danni sulle pareti laterali perché una volta che tolgo questi rivetti posso metterne dei nuovi e posso andare a ricomprare la stessa dimensione di rivetti non vado a modificare la dimensione del foro una volta finito di fare il foro con la punta da 6 mm Devo andare a togliere la testa del rivetto, quindi vado con un dremel o con una punta più grande da trapano, ma devo fare molta attenzione perché il mio scopo è solamente indebolire tutta la testa in modo che vada via e rimanga liscio alla stessa superficie dove sto toccando con il dito. Quindi come dicevamo, una volta tolta la corona, rimangono le molle nelle loro sedi e vediamo in che condizioni sono le sedi. Se le sedi sono state scavate dal troppo lavoro, c'è chi le leviga dove sono deformate, ma attenzione a deformarle troppo o ad allargare la sede della molla internamente nella parte dietro del cestello, perché altrimenti, quando si vanno a comprare il kit di molle nuove, la sede sarà più grande della molla originale, quindi la molla andrà spesso rata. Oppure si dovrà contattare un mollificio e farsi fare delle molle della misura finale. Ma diventerebbe un lavoro abbastanza importante in rete. Si trovano anche dei lavori fatti diversamente. C'è cioè chi, una volta tolti i rivetti, ha fatto una filettatura, ha messo dei bulloni, poi ha lavorato la testa dei bulloni andandola a spianare, quindi andando a ricreare esternamente quasi la forma del rivetto. L'importante è che si rispettano gli spessori, non si deve fare un qualcosa di più spesso, non deve toccare nulla poi nella rotazione. Importante per chi decidesse di andare a fare la filettatura e a mettere dei bulloni, prima di mettere i bulloni, mettete della loctite di grado elevato. A tal proposito, parlando di kit revisione, c'è Chedo.de che vende il kit, ma la cosa più importante è che vende anche i rivetti nuovi. Ecco perché dicevo, stiamo attenti a non andare a deformare il foro sulla corona. Perché, se rispettiamo le dimensioni, poi possiamo rimettere i rivetti che vengono forniti con il kit. Mi raccomando, fate attenzione se andate sul sito keto.de e andate a comprare il kit. Perché ci stanno due tipologie di kit: il kit per moto tipo 3LD e il kit per moto tipo 3VD. Io nel mio caso ho deciso di non fare il lavoro che ho appena descritto, perché questi componenti stanno troppo bene per andare ad eseguire quel tipo di lavoro, che è un lavoro estremo, appunto per risparmiare e non comprare tutto il pezzo quando serve.